15 e 31 minuti in punto, ben trovati Fatti Quotidiani. Quest'oggi per parlare del Consiglio Provinciale di Taranto che ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere provinciale e sindaco di San Giorgio Ionico Mino Fabiano a difesa del primitivo di Manduria, dopo il via libera alla coltivazione del vitigno pugliese in Sicilia, che sta preoccupando il comparto vitivinicolo pugliese e quello ionico in particolare. E ne parliamo proprio con il sindaco di San Giorgio Ionico, Mino Fabiano. Buon pomeriggio, sindaco, grazie per aver accettato il nostro invito. Guardi, dottoressa, io non so se la decisione della regione Sicilia consenta l'etichettatura. Questo ovviamente è proprio il motivo per cui noi abbiamo, come dire, acceso i riflettori su questa vicenda. Non sono sicuro quindi che questo è consentito ad oggi in Sicilia, cioè etichettare le bottiglie con la dicitura primitivo. Certo Lei, che noi no. sindaco, mi pare però di aver capito che voi in consiglio provinciale, quindi d'intesa con il presidente Giovanni Gugliotti, vi state muovendo proprio in questo senso, cioè per comprendere se effettivamente può avvenire anche quello, perché il rischio gli aumenterebbe. Assolutamente sì, noi in verità anche la Regione Puglia ha in qualche modo adottato una mozione da parte del Consiglio regionale che in qualche modo va a verificare o vorrebbe verificare se la procedura è corretta. Noi non sappiamo perché non conosciamo i documenti ed è il motivo per cui insieme a tutto il Consiglio Provinciale, insieme al Presidente Gugliotti, a cui va il mio ringraziamento per aver preso a cuore questa vicenda, noi vogliamo fare luce sull'intera procedura e capire ad oggi cosa è consentito, se è consentito solamente impiantare dei vitigni. Con la che vengono impiantare vitigni primitivo e nient'altro, o se questo non preluda in qualche modo a poi fare altro con le uve del primitivo impiantate in Sicilia, cosa che non sarebbe consentita, anzi non è consentita dalla legge ad oggi. E noi come Consiglio Provinciale, guardi, la difesa del primitivo da parte di noi sindaci, di noi consiglieri provinciali, ma di tutti quelli che amano il nostro territorio, non è solamente una difesa, come dire, di un brand di successo, non è una difesa di interessi commerciali, è la difesa della nostra cultura, delle nostre tradizioni. Il primitivo non è solamente come dire, un prodotto commerciale di grande successo nazionale ed internazionale, Beh, rappresenta proprio l'identità della terra ionica, rappresenta la esattamente. nostra terra, ancora di più. Quindi ancora di più che la Regione Puglia, che pure ha fatto bene a riaccendere i riflettori, grazie anche alle mozioni del consigliere regionale Turco, ma più che la Regione Puglia, il primitivo rappresenta la provincia di Taranto, anzi rappresenta quella parte della provincia di Taranto di cui fa parte San Giorgio, fanno parte gli altri comuni, a cominciare da Manduria, Fragagnano, Sava e tutti gli altri. Questa è la nostra storia, noi dobbiamo difendere prima di tutto le nostre tradizioni e capire se le nostre tradizioni possono essere quelle impiantate in un territorio che è completamente diverso dal nostro. Tutto qui, io credo che tutto questo non sia possibile. Quindi, al di là di speculazioni commerciali, che non sta a me verificare se siano o non siano legittime, ci saranno gli organismi preposti, noi dobbiamo difendere la nostra tradizione. Non credo che il primitivo abbia una storia, una tradizione in terra di Sicilia, terra che peraltro io amo, straordinaria, bellissima, ma probabilmente non è la terra dove si può coltivare il primitivo. Certo, Credo ma non è che una tutto cosa questo. contro nessuno, ci mancherebbe altro, non è una lotta contro un'altra regione, semplicemente mi pare di capire da parte vostra, volete comprendere quanto questo influirà anche sulla valorizzazione di un prodotto, come dicevamo prima, autoctono, quindi della vostra terra, di questa parte di territorio. Certo, ma infatti l'impegno che ha assunto il Presidente della nostra provincia, l'Avvocato Gugliotti, è quello di richiedere attraverso il Ministero, attraverso il Presidente della Regione Puglia, attraverso gli organismi competenti, di verificare se la procedura, perché c'è una procedura che è stabilita da leggi di carattere nazionale, se la procedura sia corretta e soprattutto se allo Stato quella procedura consente di fare alcune cose e altre no.
verificare poi che quelle che non sono consentite non vengano fatte, perché non basta verificare che le cose non si possono fare. La provincia di Taranto, gli organismi competenti, la Regione Puglia devono verificare che ciò che ad oggi non è consentito fare con il vitigno primitivo in altre regioni che non siano quelle pugliesi, non si faccia. Tutto qui, cioè, non è una battaglia di campanile, non è una battaglia fra regioni del sud che sono tutte straordinariamente belle, hanno tutte una grande tradizione culturale anche di vini. Noi vogliamo però difendere le nostre tradizioni e vogliamo difendere soprattutto un prodotto che rappresenta la parte più bella, quella nostra del Salento, e la vogliamo fare in tutte le sedi competenti. Sindaco, il comparto vitivinicolo del territorio, quanto al momento è anche un po' preoccupato, ci pare di capire che è partito dunque, no? Dopo il Consiglio provinciale nel quale è stato approvato, lo ricordiamo tra l'altro all'unanimità, la mozione presentata da lei e difesa proprio del primitivo di Manduri, è partito dunque un iter per cercare di far luce su quella che è la normativa, addirittura parliamo di una normativa nazionale. Dunque è possibile che il primitivo di Manduria, quindi le uve vengano coltivate in un altro territorio, in questo caso parliamo della regione Sicilia, se sì, come, quando si passa poi a diverse fasi. Lei diceva che bisogna comprendere se è possibile la coltivazione, poi magari la trasformazione, l'imbottigliamento, magari no. Dunque c'è un iter che voi state seguendo, naturalmente rifacendovi a quelli che sono gli organi competenti in ciascun settore per comprendere cosa è possibile fare per un'altra regione e cosa a tutela, lo ricordiamo, come dice lei, di un prodotto che rappresenta in realtà una terra. Non si parla solamente, quando si parla del primitivo di Manduria, di un brand, ma si parla davvero della storia di un territorio, della cultura di un territorio. Bene, dunque l'iter è partito, sicuramente sarà fatta luce, ma nel frattempo il comparto è preoccupato? Allora, dovrei dire di no, nel senso che le associazioni di categoria, i consorzi di difesa del primitivo, contano anche su ciò che è stato detto dal ministro dell'Agricoltura, dal ministro Bellanova, che a chiare lettere ha detto che mai consentirà che venga imbottigliato un prodotto con la dicitura primitivo fuori da quelle che sono le zone che sono con la DOP o con il GP. Allora, tutto questo non ci dovrebbe, uso il condizionale, non ci dovrebbe, lo dico non ci dovrebbe perché io mi sento parte di quel territorio, la Certo. mia famiglia è una famiglia che coltiva il primitivo da generazione, quindi non ci dovrebbe preoccupare, ma è evidente che se non ci preoccupa neanche ci lascia tranquilli, nel senso che poi noi non vorremmo ritrovarci fra qualche tempo in una situazione in cui poi bisogna rincorrere alcune procedure che magari non sono state correttamente effettuate, non sono legittime per impedire che certe bottiglie entrino sul mercato. Non so se mi sono Sì, spiegato, è noi come vorremmo praticamente che. dice lei un circolo vizioso. Torniamo un attimo indietro, quindi se una normativa c'è va rispettata e nel caso in cui qualcuno non dovesse rispettarle, qualcun altro, gli organi competenti, dovrebbero far rispettare la legge. Lo diceva prima, bisogna quindi farsi anche un attimo garanti poi del rispetto di quella norma. Anche perché è molto più difficile poi porre rimedio a eventuali abusi che possono, parlo di abusi in termine tecnico, eventuali fasi non legittime di utilizzo di un prodotto. Quindi noi vorremmo che se certe procedure non sono consentite, noi vogliamo anzi Che che non se partano proprio, certe dice lei, giusto? Quindi se sono non sono consentite è meglio che non si consentite. facciano, cioè piuttosto che poi andare a rincorrere l'immissione sul mercato di prodotti che possono in qualche modo, come dire, tradire la loro origine, nel senso che non siano prodotti realizzati, imbottigliati o comunque secondo quelle che sono le norme che sono previste da leggi nazionali, vorremmo che tutto questo non si facesse perché è molto più difficile poi rincorrere situazioni nel momento in cui si è lasciato che alcune pratiche che non sono consentite vengano poste in essere perché il mercato poi ha già recepito determinati segnali che noi non vogliamo che vengano recepiti dal mercato. Il primitivo,
con le denominazioni di origine può essere prodotto solamente in Puglia, può essere prodotto solamente nelle zone che sono individuate da leggi nazionali, regionali, come zone in cui si può coltivare il primitivo di manduria e non altro. Sindaco, quest'iter dunque è partito nella concretezza dei fatti, insieme insomma, ai sindaci dei diversi territori, dei diversi comuni interessati, insieme al presidente della provincia di Taranto, nonché anche sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, diceva anche la regione Puglia sposa la nostra causa. Dunque, qual è stato il primo passo fatto? Questa è la richiesta, siccome le competenze sulla verifica della procedura spettano alla Regione Puglia, noi chiediamo al Presidente della Regione Puglia con insistenza perché si faccia promotore di una verifica, quindi di una acquisizione di quella documentazione che ci metta tranquilli, intanto che l'iter per arrivare all'autorizzazione, che è un iter che è anche quello complesso ed è normato, sia stato seguito alla lettera, quindi che si sia arrivati ad autorizzare gli impianti di vitigni primitivi in Sicilia dopo aver rispettato le norme che prevedono dei controlli sulle caratteristiche vegeto-produttive dei terreni, perché è evidente che il primitivo, essendo una pianta che vive e cresce in un territorio come quello pugliese, poi ha bisogno dovrebbe Di mantenere quelle bisogno delle stesse stesse condizioni. caratteristiche per poter, Certo. esatto. Come dire, non si può pensare che di portare una foca all'equatore, no? Cioè, mi sembra evidente questo. Quindi non si può impiantare il primitivo in un terreno e in una zona che magari col primitivo non c'entra niente, anche dal punto di vista climatico, dal punto di vista del terreno e del territorio. Bene, Sindaco, allora attenderemo insieme a voi gli sviluppi relativamente a questa vicenda. Naturalmente ci preme sottolineare, lo faccia lei con me in chiusura se desidera, che questa è semplicemente una battaglia, chiamiamola così, la chiami insomma come meglio, come preferisce, a tutela di un prodotto del territorio, della terra ionica. Quindi non si parla esclusivamente di un prodotto che va venduto e che poi inevitabilmente sul mercato ha sicuramente degli effetti positivi, è giusto anche sottolinearlo, ma soprattutto racconta la storia di un territorio e poi richiede anche alcune caratteristiche, diciamo così, agenti atmosferici favorevoli, terreno favorevole, che bisogna valutare se e come è possibile ritrovarli in altre parti d'Italia. Certo, certo che sì, ovviamente io non userei il termine battaglia, noi non siamo in guerra con nessuno, No, se no, no, noi resta una battaglia civile, naturalmente, quando si va a assolutamente. tutela del territorio. Abbiamo voluto porre l'attenzione, abbiamo voluto porre i riflettori su questa vicenda perché riteniamo davvero, ma nell'interesse di tutti, sia dei produttori siciliani che ovviamente vengono autorizzati ad impiantare questi vitigni, ma soprattutto ovviamente dei nostri produttori, dei nostri agricoltori, delle cantine del nostro territorio che producono e imbottigliano il primitivo. Quindi abbiamo voluto fare questa operazione trasparenza e vogliamo portarla avanti perché ciò che è consentito dalle norme può essere ovviamente legittimamente fatto anche in terra di Sicilia. Ciò che non è consentito o ciò che non sarebbe consentito se quello che è stato fatto non è stato fatto dopo aver seguito quelle regole a cui prima accennavo, non venga posto in essere. Quindi la nostra è una battaglia come dire, di civiltà soprattutto. Noi vogliamo difendere le nostre tradizioni, vogliamo difendere la nostra terra, vogliamo difendere ciò che il primitivo rappresenta per questa parte. Per questa porzione della provincia di Taranto, neanche tutta la provincia di Certo. Taranto, che da sempre si identifica con quegli alberelli, che lei avrà visto in qualche fotografia, purtroppo non ce ne sono più tanti, che nascono nei nostri, fra tanti uliveti. Cioè, se c'è una foto che meglio di qualunque altra identifica questa parte del nostro territorio, sono gli alberelli di primitivo e gli ulivi. Rischiamo di perdere gli ulivi, purtroppo. Allora, non vorremmo anche perdere la storia dei nostri alberelli di primitivo e la vogliamo difendere davvero, in tutte le sedi possibili.
Quindi potremmo concludere questa puntata così, Sindaco, difendere la nostra terra nel rispetto delle regole e delle norme. Perfetto, perfetto. Davvero, Grazie proprio così. dunque, la ringrazio ancora il Sindaco Grazie a di San lei. Giorgio Grazie Ionico, mille Mino alla Fabiano. possibilità che date. Prego, prego. Prego, prego, prosegua. Grazie a lei alla opportunità che ci date di continuare a parlare di questa vicenda, perché parliamo di noi, parliamo della nostra storia, quindi è davvero un servizio utile a tutta la nostra collettività quello che fa la vostra emittente. Grazie, naturalmente seguiremo gli sviluppi. Grazie a tutti voi, siamo in chiusura. Fatti Quotidiani torna domani, canale 85, stessa ora, 15 e 30 minuti.